Ciao a tutti e bentornati a questo nuovo video della mia pagina Facebook Unlimited Research, che è collegata al mio canale YouTube, rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Ho la chat di Facebook attiva, per cui se qualcuno, so che è un orario lavorativo, quindi lo dico tanto per, ma se qualcuno per caso riuscisse in diretta a vedere questo video e volesse interagire con me, io posso leggere tranquillamente i messaggi e anche rispondervi in diretta. Oggi l'argomento che affrontiamo è inerente ai libri apocrifi del Nuovo Testamento. Iniziamo subito, visto che comunque una mezz'oretta ci occuperà anche l'argomento di oggi. Allora, sappiamo che originariamente il termine apocrifo indicava quei libri che erano destinati ad una ristretta cerchia di lettori o di iniziati, pensiamo ad esempio ai libri sibillini, no? Presso i Romani, ma che i cristiani usarono per designare tutti quelli scritti che invece furono dichiarati eretici, ossia non conformi all'insegnamento ufficiale della Chiesa. Qui già si nota una piccola differenza. Ecco che è importante, quindi, ciao Mimmo, chiarire fin da subito che ci furono uomini che stabilirono cosa fosse giusto che i fedeli leggessero o studiassero e cosa no. Piccolo cappello introduttivo fondamentale. Quindi si andò a suddividere tutta una letteratura sapienziale, religiosa o mistica, dir si voglia, in due categorie di testi: i libri o scritti canonici e i libri o scritti apocrifi. Ciao Tommaso, vedo che ci sei anche tu. Un bacio ad entrambi. Il termine canonico deriva dal greco kanon, che è la misura, la norma, la forma perfetta e quindi il criterio più giusto per giudicare. Difatti si parlava di canoni della musica, canoni dell'arte, canoni della letteratura. Grazie Tommaso. Sappiamo che il filosofo Epitteto scrisse che filosofare non è altro che ricercare e stabilire i canoni filosofici, ossia le regole fondamentali per il retto uso della libertà. Ecco che in questo senso di giudizio retto, di norma, il termine canone ebbe uno sviluppo ulteriore nella Chiesa dei primi secoli. Chiesa che necessitava di norme, di dottrine unitarie, di norme morali, no? Per costruire proprio una base, delle fondamenta solide per il suo apparato istituzionale. Diciamo che spesso ciò che si designava come cristiano in un'epoca, in quella successiva veniva rifiutato. Veniva dichiarato eretico e viceversa, quindi era proprio indispensabile determinare un canone, delle norme obbligatorie che fossero indistintamente valide per tutti i cristiani. Qui è il focus. Quindi per la Chiesa primitiva, canonizzare era come santificare le norme o i testi che venivano accettati. Il canone si distingueva in canone della verità, che indicava ciò
ciao Lorenzo, un abbraccio anche a te, un bacio, che indicava le verità fondamentali della predicazione cristiana, in canone della fede, che invece indicava le verità essenziali in cui credere, e infine in canone ecclesiastico o della Chiesa, che andava a comprendere i due precedenti alla luce dell'insegnamento e della, possiamo dire, della vita pratica cristiana. Per la prima volta, nell'anno 360, l'articolo 59 del Sinodo di Laodicea vietò che si leggessero in chiesa salmi e libri che non fossero canonici. E io ricordo che già a partire dal 55 d.C. iniziò a definirsi il Nuovo Testamento con quelli che poi furono i quattro Vangeli canonici, cioè di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, come sappiamo. Al canone vennero quindi contrapposti gli apocrifi, quindi tutti quegli scritti che non vennero canonizzati dalla Chiesa. Il termine apocrifo usato in questa accezione, diciamo che in realtà è relativamente recente, in quanto i testi che oggi chiamiamo apocrifi in realtà erano dichiarati non canonici o dubbi, o comunque libri che non si potevano leggere in chiesa, che non potevano essere divulgati, il che, come si capisce, come si intende, dava proprio un'altra accezione, no? Un'accezione diversa a tali scritti. Questo perché? Perché probabilmente si grecizzò il termine ebraico ganus, che designava solo i libri esclusi dalla letteratura liturgica, per cui è probabile che il termine apocrifo, che letteralmente significa nascosto, segreto, fosse di uso più, diciamo, più gnostico e più pagano, e che disegnasse originariamente qualcosa tenuto nascosto a causa della sua preziosità, e che divenne più tardi però a causa del suo contenuto riprovevole o di origine ignota. Quindi non si può non aggiungere, tra l'altro, che qualcosa si potrebbe anche dire sugli evangelisti conosciuti, o anzi riconosciuti, ma insomma, diciamo, oggi non è questa la sede per approfondire oltre. Intanto sappiate com'è andata. È fondamentale, molto. Gli scrittori ecclesiastici si servirono quindi di questo termine in senso decisamente peggiorativo, rifiutando così tutte le dottrine esoteriche, anche gnostiche. Ecco che apocrifo, per Ireneo, ad esempio, è sinonimo di falsificato, mentre per Tertulliano lo è di falso. E chiaramente furono i padri della Chiesa poi a dare questa definizione molto, molto dispregiativa. Tuttavia, vi sono alcuni testi dell'Antico Testamento considerati apocrifi dagli ebrei, che invece sono stati canonizzati dalla Chiesa. Mi riferisco in questo caso ai cosiddetti... ciao Costanza! ai cosiddetti deuterocanonici, che invece rimangono apocrifi, ad esempio, per i protestanti. E poi vi sono centinaia di altri esempi. Insomma, diciamo, chi la vuole cruda, chi la vuole cotta, fatto sta che il sistema in questo caso ha vinto, o quantomeno ha deciso le proprie regole, e noi tutti lì come pecore a doverle accettare. Ebbene, agli inizi della formazione del canone biblico vi era una vasta circolazione di Vangeli ed opere che poi appunto furono definite apocrife, e vi fu una vera e propria lotta da parte proprio dei padri della Chiesa per discernere il canonico dall'apocrifo, dall'eretico. L'origine e la moltiplicazione di tanti scritti
però in verità fu il desiderio legittimo di scrivere e lasciare nella memoria futura quei detti, quei fatti che appartenevano alla vita del Cristo, soprattutto laddove larghi strati della popolazione erano interessati a sapere molto di più sulla madre di Gesù, piuttosto che sulla sua nascita, piuttosto che sui suoi spostamenti. Aspettate che mi scrive Monica. Ciao Monica, un bacio a te. Grazie. Quindi, dobbiamo anche dire che gli scritti apocrifi ebbero anche un compito letterario di estrema importanza, perché prepararono i generi e le forme della prima letteratura cristiana, proprio per la predicazione evangelica, oltre ad essere un vero e proprio nuovo apporto letterario al mondo greco-romano di allora. Quindi la loro funzione, anche stilistica, è importantissima. Ad esempio, i centri cristiani gnostici si erano immedesimati anche nelle stanze del mondo in cui vivevano, e nei loro testi, certo, non mancavano modi di pensare e di essere delle varie, delle diverse comunità dell'epoca. Fra gli scritti apocrifi vi sono anche i cosiddetti scritti della rivelazione, che ormai potete trovare tranquillamente anche online, e che sembrano, diciamo, seguire uno schema comune, per cui ci sono gli apostoli che insieme ad alcune donne pie, dopo la risurrezione del Cristo, si recano solitamente su un monte dove appare il Salvatore glorioso, che risponderà alle loro domande e che svelerà importanti misteri che loro saranno poi invitati a diffondere. Di questi, ad esempio, possiamo ricordare la Sofia di Gesù Cristo, il dialogo del Salvatore, l'apocrifo di Giovanni, la lettera dei 12 apostoli, il Vangelo di Tommaso ed altri che potete tranquillamente reperire in tutte le librerie. Ma quali sono questi misteri? Questi misteri sono rappresentati dalla vera gnosi, dalla conoscenza del principio della vita e dello scopo, tanto dell'uomo quanto del cosmo. Questo è importantissimo che voi sappiate, motivo per cui vanno letti. Il dialogo, perché si tratta di questo, c'entra il concetto fondamentale che il maestro è Gesù risorto e il messaggio presente ed intimo è quello dell'esperienza sulla terra. Ecco perché altri Vangeli apocrifi estraggono qualche evento dalla vita di Gesù e lo sviluppano a volte con elementi presi in parte dalla tradizione, da altri, diciamo, puramente leggendari, perché le leggende di ogni genere, che circolavano anche in riferimento ad altre persone, chiaramente, venissero accentrate sulla figura di Gesù il Cristo e lo rendessero il fulcro di un insegnamento che era sì nuovo, ma era anche coerente con una letteratura sapienziale tradizionale più arcaica, come quella esoterico-babilonese, come quella egiziana, come quella ermetica, come quella magico, misterica. Quindi qui si comprende anche il motivo per il quale la Chiesa romana chiaramente decise di cassare la letteratura apocrifa, perché se Gesù è il Cristo, e quindi è il figlio di Dio, è l'unico vero Messia, come possono essere accettate tradizioni, credenze prima della sua venuta?
questa, ponetevela questa domanda. Questa fu proprio la concezione della Chiesa che fece così completamente tabula rasa del passato, che sappiamo, insomma, la locuzione anno zero indica proprio l'inizio di una nuova era, di un nuovo principio, quindi una nuova cronologia, cioè senza entrare poi nel merito dell'attendibilità storica della datazione della nascita di Cristo. C'è stata proprio la volontà cosciente, consapevole, che nasceva una nuova era, e ci siamo, perché insomma, diciamo, chi già studiava queste cose sapeva che ci sarebbe, saremmo entrati nell'era dell'acquario e va bene. Però c'era proprio la volontà di scalzare tutto quello che portava realmente a questa nuova era. Farla diventare superstizione. Questo fece in realtà la Chiesa, e questo fu un errore grave. Soprattutto quando tutto ciò sarebbe poi reso più, sarebbe stato più evidente anche all'uomo comune. Comunque, a questo proposito, io vi invito a leggere i Vangeli della Natività, i Vangeli dell'infanzia, le memorie di Nicodemo, eccetera. Poi magari nella descrizione del video che andrò a mettere su Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli su YouTube cercherò di mettervi una lista, ma neanche serve, perché se andate su Wikipedia ormai trovate tutto in realtà, quindi non c'è neanche necessità. Magari vi metto qualche testo che potete acquistare a prezzi più bassi, insomma, anche su Amazon o su librerie virtuali ormai in cui si è consoni acquistare. La letteratura apocrifa ci permette poi un contatto molto diretto con gli stati d'animo, con i sentimenti, con gli ideali di moltissimi cristiani, sia d'Oriente che di Occidente, rivelandoci anche le tendenze morali e religiose di moltissime chiese. Per questo si parla di cristianesimo e mai di un solo cristianesimo, che erano presenti ai primordi proprio della religione cristiana. Tanto che alcuni studiosi, soprattutto accademici, prospettano seriamente l'ipotesi di una superiorità di una parte della letteratura apocrifa del Nuovo Testamento su quella canonica, e che i più antichi Vangeli siano il fatto che i più antichi Vangeli siano apocrifi, siano stati ispiratori proprio dei canonici, è per loro un dato di fatto. Adesso è sicuramente plausibile che la reazione violenta a questa posizione da parte della Chiesa ufficiale ebbe l'effetto di depauperare tutta, quasi tutta, la letteratura apocrifa, ma è anche oggettivo e onesto che da diverso tempo ormai ad oggi si sia tornati ad una posizione abbastanza equilibrata, e questo grazie anche a una serie di studiosi o di ricercatori indipendenti che hanno deciso di aprirsi al mondo della comunicazione e ad informare, perché prima altrimenti rimaneva sempre chiuso in una nicchia di persone. E la comunità del popolo, la popolazione, raramente giungeva a conoscere cosa fossero realmente questi Vangeli, questi scritti apocrifi. Anche perché uno studio della Chiesa, diciamo della sua liturgia, dei suoi dogmi, non può assolutamente sottostimare una riflessione sulla presenza di una letteratura apocrifa così considerevole, che è il riflesso oggettivo di più antiche e autentiche tradizioni cristiane. Grazie agli apocrifi, ad esempio, noi conosciamo i nomi dei genitori di Maria, che sappiamo essere Gioacchino e Anna.
che poi sono venerati anche dalla Chiesa come santi, rispettivamente il 16 agosto e il 26 luglio, così giusto perché siamo a luglio, magari fra un po' festeggiamo. Poi abbiamo la presentazione al Tempio di Maria, di quando era adolescente, abbiamo la nascita di Gesù in una grotta, la presenza del bue e dell'asino. I tre magi e i loro nomi, i nomi dei due malfattori che furono crocifissi insieme a Gesù, Gesta e Dima, il nome del soldato che colpì Gesù con la lancia, sappiamo essere Longino, la storia di Veronica. Eccetera, eccetera, eccetera. Tante conoscenze le abbiamo avute nella stessa chiesa, cioè le estrapolate, le ha prese dagli apocrifi, e poi però l'apocrifo non va bene. Valutate che fu Papa Innocenzo I nel 405 d.C. a far condannare un elenco di testi come apocrifi, ossia come eretici. E pensate che fra questi, la cosa buffa, è che vi era pure l'Apocalisse di Giovanni, cioè. Vabbè, poi sappiamo che fu chiaramente successivamente riabilitata, però intanto questo la va tolta, la leggete, è meravigliosa, vi racconta quasi più degli altri tre Vangeli, quello di Giovanni con la sua Apocalisse. Vabbè, lasciamo stare. Allora, la letteratura apocrifa si fa sentire a chiare lettere anche in testi, in opere più profane, possiamo dire, che poi appunto non lo so, ricordo ad esempio la Divina Commedia di Dante Alighieri, ricordo il Paradiso Perduto di Milton, la Messiade del poeta tedesco Klopstock e poi tantissime anche altre opere. Insomma, basta leggerle e vi renderete subito conto che è tanto strano averle eliminate. Comunque, fu grazie al paziente, grazie veramente, al paziente lavoro di amanuensi, di umanisti, di monaci e anche di mecenati, se comparvero nel Medioevo. Ciao Sami! Vieni qua, dai. Vieni. Vieni, amore. No, niente, il mio gatto rimane qua. Si è comparso nel Medioevo. Puoi venire, eh? Le prime raccolte di scritti apocrifi. Valutate che una delle prime fu quella del 1564 dell'umanista Michael Neander, tedesco, alla quale seguì poi nel 1703, paio di 100 anni dopo, il codice apocrifo del Nuovo Testamento di Albert Fabritius, fino ad una pubblicazione per il pubblico vasto solo nel 1924, che fu un'ampia raccolta di apocrifi del Nuovo Testamento, eccola, da parte dello storico e medievista britannico, mio, Montague Rhodes, James, faccio vedere, aspettate, eccola, ci sono i calzoncini, estate, non c'è nulla di male, amore, dai, proprio il sedere non è la tua parte migliore, eh? Dai, mostriamo il faccino, vabbè, infine, ci sono interessanti documenti scoperti nel 1945 e nel 1946 in Egitto, come sappiamo, a Nag Hammadi, che hanno rivelato una vastissima letteratura gnostica. Ma di gnosi, di gnosticismo, ne parlerò in un video a parte, quindi preferisco oggi non prendere questo argomento. Primo perché fa caldissimo, non si può, ma sto morendo davvero. E poi perché lì sarebbe molto interessante entrare nel merito di alcuni dettagli che affronterò. Adesso io in realtà ho terminato, oggi non volevo fare una cosa molto lunga, vedo che sto a 25 minuti, oddio, stavo cadendo. Scusami che di. Eccola la mia parte migliore, che sono qui ce l'ho io.
Io volevo ringraziarvi quindi per l'attenzione di oggi. Se volete pormi qualche domanda, io rimango qui a vedere la chat. Quindi, non lo so, se qualcuno è ancora online, vedo c'erano 3 persone. Ciao! Quindi, se volete pormi qualche domanda, io vi aspetto. Magari no, mi date solo un bacio. Me lo prendo e ve lo restituisco con gli interessi. Bacio e abbraccio, almeno. A volte penso che dovremmo, al di là adesso degli aspetti tecnici, oggi parlavo anche con una persona molto gradevole con cui mi confronto veramente con tanto piacere. Dovrei entrare forse un pochino più nel dettaglio di argomenti meno accademici, diciamo, più pratici. E in realtà oggi ho già detto una cosa molto importante, cioè ho specificato che comunque noi siamo vittime del sistema. Questo non è complottismo, perché io sono contraria a tutto ciò che è complottismo, che poi ha causato in realtà l'allontanamento di persone volenterose a conoscere la verità, solo perché appunto si tratta di complottismo. Quindi poi si va su argomenti che possono sembrare allucinanti, senza avere delle basi importanti dietro, e chiaramente appare il disinteresse più assoluto. Ma questa è stata anche una volontà un po' del sistema. Tutto ciò che non va bene, in fondo, basta esaltarlo al contrario per poter così avere l'effetto che si desidera. Funziona in ogni ambito, anche quando si litiga con una persona, e piuttosto che quando si ha un confronto con un amico. È una tecnica interessante, una tecnica comunicativa che molti di noi ormai conoscono, perché questo mondo funziona così. E abbiamo deciso di accettarlo, ci viviamo con tutte le sue regole e l'importante è comprendere, come dicevo oggi a questa persona, che dovunque noi nasciamo e qualunque cultura andiamo ad assimilare, la cosa particolare è che ci troviamo tutti a parlare della stessa cosa, di un ritorno all'uno, della presenza di un uno, di questo uno. Poi c'è chi lo chiama Dio, c'è chi lo chiama come ve pare, chiamatelo come ve pare. L'importante è che sappiate che è dentro di voi, questa è la cosa fondamentale, e che le religioni in fondo sono nate per fare in modo che questo uno non si perdesse con i loro vizi, perché tutto ciò che è umano è viziato. Ma in fondo, con la loro piccola fiamma accesa che tenta di illuminare le anime, gli spiriti e i cuori di ognuno di noi. Poi c'è chi necessita della religione per comprenderlo, c'è chi necessita della solitudine per comprenderlo, c'è chi necessita del misticismo, c'è chi non necessita di nulla, ma non è vero perché comunque ha bisogno di credere in qualcosa. E non è un atto di fede, non deve essere, non può essere solo un atto di fede, qualcosa che sia dentro. È una forma dell'intelletto, mettiamola così, che in fondo non possiamo far finta che non ci sia, perché ognuno di noi ha quella vocina interiore che fa distinguere il bene dal male. Il dualismo lo vediamo presente in ogni settore della vita e dell'esistenza. Per cui è una scelta, questo è il libero arbitrio, la scelta di decidere, no? Poter decidere quale strada intraprendere. Quale percorso migliore affrontare? Poi c'è chi lo fa per la propria crescita personale, siamo ancora in pochi, ma sono convinta che cresceremo sempre di più. E chi lo fa perché è obbligato? In fondo la scelta è sempre un obbligo, no? Non si può rimanere tutta la vita in attesa che capiti qualcosa. E la scelta è un modo per farsela capitare, in fondo. Non vado oltre, vedo che non mi scrivete, per cui magari c'è un po' di timore, oppure non ho fatto la domanda giusta. Cosa ne pensate? Ecco, vi faccio questa domanda. Cosa ne pensate voi? Sono al 30° minuto, non voglio angosciarvi ulteriormente, ma no, so che non mi angoscio in fondo, perché quando si parla di cose, insomma, che riguardano la vita. E il modo in cui si studia per poterla affrontare o comprendere, credo che solo lo sciocco non ne è interessato.
cui sono serena che chi seguirà i miei video saranno persone votate a farlo, persone che hanno avuto comunque una sorta di piccola chiamata, che stanno rispondendo ad una loro esigenza interna, non certo la mia. Niente, da questa mattina che i giardinieri continuano a fare un lavoro assurdo. Io abito all'interno di un bellissimo, meraviglioso consorzio ed oggi, magari approfittando anche della vacanza di molti consorziati, si stanno dando la pazza gioia, non è vero, poverini, perché stanno lavorando di sistemare le nostre banchine e quant'altro. Quindi auguro buon lavoro a loro, auguro un buon proseguimento di giornata a voi tutti e vi ringrazio davvero per questa. Per questa compagnia che mi avete fatto, vi chiedo se volete di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, altrimenti qui non c'è il pollice basso come su YouTube, ma per ora, grazie a Dio, credo che gli altri video anche siano andati abbastanza benino. Poi, se volete, vi potete iscrivere al mio canale, rubrica dialoghi di Claudia Marcelli, dove sto inserendo tutti i video effettuati. Vi abbraccio forte e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao!